Benvenuti, benvenuti Little Chicks and Little Ducks. Zacken Rider qua che vi parla, diretta dalla Baviera. Sono più in Giappone. Per chi non lo sapesse, sono stato in Giappone 2 settimane. Andato a vedere la patria della Yamaha, dell'Honda, della Kawasaki, della Suzuki. Grande emozione. Sono entrato in qualche dealer a vedere le loro moto. È stato davvero, davvero emozionante. E adesso sono tornato in Baviera. Purtroppo il meteo è stato un po' una m***a ultimamente. Oggi finalmente un po' di sole, temperatura gradevole, ed è subito giretto in moto. Purtroppo altri soci oggi non potevano, per cui sono da solo. Poi domani vedrò di portarvi anche altri matti in moto sul canale. No, sembra che sono uno sfigato e non ho amici. In realtà ce li ho gli amici, non vi preoccupate. ovviamente non parlo solamente dei miei amici Moby Duck e Duck Norris. Eccoli qua, che belli. Ho anche comprato la Insta360 in Giappone a un prezzo stracciato. Ci ho guadagnato un 130 euro, ci ho risparmiato, diciamo. E ho comprato anche la PS5. Mamma mia, che spettacolo. Ho avuto un po' di paura che non potesse funzionare, perché lì hanno un diverso voltaggio rispetto a noi. In realtà poi è andato tutto bene, ecco. C'è scritto che il voltaggio è 100 volt, ma in realtà poi è andato tutto bene. Per cui mi sto anche dilettando un po' con la PS5. Il mio animo ancora da bambino, nonostante i miei 32 anni, ecco. È stato soddisfatto. E niente, ho lavato la moto, adesso girettino, vado verso Sant'Engelmar nella foresta bavarese. Vi ho già portato una volta al confine con la Repubblica Ceca. Non penso di arrivare fino a quel punto, perché ho un impegno stasera, quindi dovrei tornare a un orario decente, se no la mia ragazza mi uccide. Ciao da Romani, mi raccomando, anche tu seguimi, metti il follow, like, subscribe, attiva la campanella, cioè se non l'attivi te qua chiudiamo i rubinetti, si chiude bottega. Per cui, avendo un impegno, non posso tornare troppo tardi. Niente, adesso c'è una oretta verso Ratisbona abbastanza noiosa, se devo essere sincero. Per cui ve la risparmio assolutamente, e ci sentiamo e ci vediamo soprattutto. La parte divertente è quella, non sentir parlare un cretino come me. Ci vediamo lì tra le foreste. Mi ha salutato questo col motorino, come ti permetti? Ah, scherzo. Ci vediamo tra un'oretta, credo, più o meno, sui pendii. Montagna era un parolone eccessivo, però sui pendii di Sant'Engelmar, della foresta bavarese. Vabbè, Little Chicks and Little Ducks, ci sentiamo, ci aggiorniamo tra poco. Ciao ciao. E niente, comunque questa, ragazzi, è la prima volta che mi sentite parlare. Devo essere onesto, ho aspettato un bel po' perché a comprare il microfono, perché io sono un italiano che vive in Germania, quindi io, vabbè, ovviamente parlo italiano, parlo tedesco un pochino e parlo inglese. Ciao ragazzi, ciao. Però no, davvero non sapevo in quale lingua parlare, se rivolgermi agli italiani, rivolgermi a un pubblico più internazionale, un pubblico locale qua in Germania. Niente, alla fine la cosa più facile in realtà è parlare italiano, perché già mi distraggo parlando italiano, figuriamoci se mi dovessi concentrare parlando una lingua che comunque non è la mia. Godetevi queste curvette adesso, questo pezzo qua. Proseguiamo il discorso dopo.
lascia del leggermente. Osman mi ha detto gira leggermente a destra. Ste c***o, tornante, veloce ma era tornante. Bagnato. Oh, vabbè dai, ce l'abbiamo fatta. Ma se non sai guidare, stai a casa. Iniziato, scaccato, sei proprio iniziato a guidare con sta macchina. Dicevo, quindi non sapevo in quale lingua parlare, ci ho messo un pochino a decidere, alla fine ho scelto questa, questa soluzione che è quella più, più facile, oggettivamente parlando. Niente, non so dove verrò pubblicizzato maggiormente, non so nemmeno se c'è nell'algoritmo di YouTube o qualcosa del genere. Fatto sta che effettivamente parlando sul palcoscenico di YouTube Italia c'è veramente ben poco di questo tipo di video che faccio io, ci sono forse due o tre che stimo tantissimo, veramente bravi ad andare in moto, proprio ad andare magari in pista, per quello, per come sono bravi, perché in strada è pericolosissimo, ecco. Però gente che ama la moto e porta video, e porta video, diciamo, con tante curve su YouTube Italia, ce ne sono praticamente una manciata. Ce ne sono una manciata. Peccato, ecco, peccato. Diciamo che l'intento mio è praticamente. Ma questo però è scassato un po' con gli cioè, deciditi, oh, che c***o fai? Io non lo so, mannaggia a te, stai invadendo la corsia, che cazzo! Testa di cazzo! È pericoloso! Ciao ragazzi, ciao ciao. Due Duke? Prima non ci ho fatto caso. Ok. E niente, dicevo, in Italia di questi tipi di video ce ne sono veramente pochi, per cui spero che qualcuno in Italia, apprezzando questo tipo di contenuto, magari si iscriva, mi segua, commenti, metta un bel like, un pollice su, ecco, insomma, questo ragazzi, so che è gratis e io non ho intenzione di diventare famoso, perché tanto io ho un altro lavoro, sono contento col mio lavoro e va bene così. Però sai, se mi chiamasse un'azienda e mi diceva ti regalo una maglietta 24 ore all'anno, ma sti ma la compro subito, ma è solo per lo sfizio di dire mi sono preso una cosa, sarebbe una figata allucinante, mi hanno regalato un gadget, ma anche un portachiavi, davvero non me ne frega niente, io sono contento con ste cagatine. E niente, in poche parole dicevo, magari queste persone apprezzano un contenuto del genere. Altri contenuti che vedo spessissimo su YouTube Italia sono, vabbè, gente che fa motoviaggio, motoviaggiatori. Personalmente a me non fa impazzire fare quel tipo di cosa. Ok, aspettate, ci sono un po' di curve per come le godo. Fa
fatemele godere. Va come taglia, va come taglia con la macchina davanti a me. Diciamo che devo stare dietro al BMW. E niente, la seconda categoria che vedo molto e che apprezzo da vedere, se è chiaro, mi piace da morire guardare video di motoviaggiatori, sono davvero molto interessanti. Io personalmente non ho una moto da viaggio, in primo luogo, non mi piace fare tanta autostrada, trovo alquanto noioso, io ho bisogno di un po' di adrenalina, che non mi viene dall'andare dritto, qualora anche fosse andare veloce, andare dritto con un'andatura veloce. Ma onestamente, sì, sono qua in Germania, posso fare 250, posso fare 280, non so quanto posso arrivare, io ho raggiunto i 232, 250, non mi ricordo, ma non provo assolutamente nulla, lo trovo noiosissimo, lo trovo davvero noiosissimo. Preferisco farmi una curva a 90 all'ora anziché a 70, tanto per dire, mi trasmette molta più adrenalina. Per cui diciamo che andare in autostrada con la moto non fa per me, e guarda caso non ho comprato una moto da viaggio, perché comunque non fa per me assolutamente. E niente, quindi allora sì, dovrebbe essere giusto qui a destra. Esattamente qui a destra. Niente, stavo dicendo, non fa per me. Anche se mi piacciono quei tipi di video, in Italia, devo essere onesto, ce ne sono abbastanza, piacevole guardarli, piacevole che ci siano tanti signori sui 40-50 anni che facciano vedere con quale passione viaggiano in lungo e in largo. E questo è sicuramente un piacere, un bene per la comunità. Alla comunità motociclista, motoviaggiatori italiani. Io sono davvero contento di questo tipo di contenuto. Personalmente non è un contenuto che posso portare perché non mi diverte. Non mi diverte farlo. E invece poi purtroppo abbiamo un po' il cancro, secondo me, di YouTube Italia, con tutti questi ragazzini.